canal favorito. Latinísimo TV presenta. Hola amigos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Oggi ti parlerò di respirazione. Vieni con me. Dani, mi sono rilassato. Ho staccato, ho riposato e... Sai che ci voleva proprio? Beh, te credo. Stai tirando da Natale. Bravo, mi è piaciuto il tuo ultimo consiglio. Bella sta cosa di parlare dei nostri bisogni. Vai, vai, mi piace. Continua così. Quindi cosa dobbiamo soddisfare dei nostri bisogni? Ok, allora ti spiego. I bisogni di cui ti parlo prendono spunto dalla piramide di Maslow, sociologo che ha studiato quello che riguarda le necessità e appunto i bisogni di ognuno di noi. Dai, vai, vai, vai a vederla, ti aspetto. Ok, a posto, trovata, guardato? Cazzo, Wikipedia ci salva sempre comunque, ragazzi, eh? Ok, come avete visto, e anche se non avete visto, alla base di tutto ci sono i bisogni primari. Quelli praticamente che se non fossero soddisfatti non saremmo in grado di vivere. Ma la domanda gigante è, li soddisfiamo bene o abbastanza? Quindi, oggi ti voglio parlare di respirazione. No, ma che stiamo a scherzare? Ma andiamo, Daniele, è una vita che respiro e mo me vai a insegnare a respirare. Ma vattene a fanculo. Che ti devo dire, hai ragione, però aspetta. Calcola che ho avuto la stessa reazione quando l'hanno detto a me. Però ad esempio, lo sapevi che il più delle volte che respiriamo lo facciamo solamente con la parte alta dei nostri polmoni e in realtà quell'ossigeno che otteniamo non ci soddisfa? Oppure lo sapevi che gli stati d'animo modificano il respiro e quindi anche le sensazioni che proviamo? Cioè banalmente come respiriamo e come stiamo? Oppure lo sapevi che esistono disturbi respiratori a base ansiosa o depressiva addirittura? E soprattutto lo sai che puoi modificare il tuo stato d'animo soltanto con il respiro? Quindi, esercizione del giorno, respirativo e anche un po' una sfida. Ah, segnatelo su un foglietto, magari sarà più utile per te ricordatelo. Perciò, 5 minuti al giorno, in un luogo tranquillo, sereno, dove puoi stare da solo. Gambe, braccia, collo e schiena rilassati, magari anche belli dritti. E se vuoi chiudi gli occhi, io ho una cosa che faccio personalmente. Inspira col naso, perciò riempi d'aria col naso fino a essere colmo. Quando hai pieni i polmoni, conta fino a 4, trattenendo l'aria. Dopodiché, finiti quei 4 secondi, svuota con la bocca. E a polmoni vuoti mantieni ancora per 4 secondi. Continua questa cosa per 5 minuti, per tutti i giorni di una settimana. E basta, l'esercizio è questo. E tu vuoi dirmi che questo esercizio può servirmi a stare meglio? Esatto, proprio così. Anzi, ti lancio una sfida. Tra una settimana fammi sapere come va. Quando respiriamo in questo modo, l'apporto di ossigeno che riceviamo è molto maggiore. Tanto credimi da far star meglio anche la tua mente. Quindi aspetto tue. E scommetto che starai meglio. Ragazzi, è solo la base. Oggi abbiamo iniziato con il respiro. Ed è un esercizio che magari prende anche base dallo yoga. Ma sapete com'è? Sono centinaia di anni che questi si allenano. Proprio pirla non saranno, no? E anzi, vi invito a darmi suggerimenti per quanto riguarda una respirazione migliore. Sarà utile per me, ma anche per tutti quelli che potranno leggere le vostre parole. E come sempre, per spunti, domande e riflessioni, sono sempre a vostra disposizione. Ah, aspetta, aspetta, aspetta! Prima di lasciarci, ricordati, seguici sui nostri canali Instagram, YouTube e Facebook. Latinismo TV. Hola amigos, hasta luego! Ciao ciao! We'll be right back.